Oggi, da questo splendido panorama che ci offre la chiesa di San Pio da Pietrelcina qui a San Giovanni Rotondo, dal giardino del convento, vi vogliamo raccontare la storia di Lucietta, la morta resuscitata, così la chiamava Padre Pio. Lei nacque nel 1916 e nel 1922, piccolissima, incappò nella meningite. Purtroppo dobbiamo aspettare solo la morte della bambina. Queste furono le parole del medico ai genitori, in particolare alla mamma, che era veramente distrutta. Ma poi aggiunse: voi che credete, sperate in qualche altra cosa, per me non c'è più niente da fare. La bambina era entrata in coma e la mamma le stava preparando l'abitino da utilizzare nel momento in cui doveva essere composta la piccola bara. Ma quella notte la mamma vide comparire Padre Pio accanto al letto della bambina, che prendeva la sua manina, la alzava, le toccava il polso e poi la poggiò di nuovo sulla bambina e andò via. La mamma assistette a tutto quello che accadeva, quasi incredula, poi si addormentò. La svegliò la bambina, perché alle 4 del mattino lei si sveglia dal coma e chiama la mamma, le dice: mamma, ho sete. Straordinario, un miracolo. Subito il papà corre in convento, va da Padre Pio e Padre Pio lo accoglie e dice: andiamo subito in chiesa, andiamo a ringraziare la Madonna delle Grazie, che ci ha fatto questo miracolo, Lucietta è viva. Lucietta si ristabilì. Insieme a mamma e papà arrivarono qui in convento, parteciparono alla messa di Padre Pio. Subito dopo la messa, Padre Pio, come la vede, dice: eccola qui, la nostra morta resuscitata. E poi un sorriso, una carezza, e nel momento in cui la guardava disse: Lucietta, sai perché tu non sei morta? Perché il falegname non è riuscito subito a prendere le misure per la tua bara, è arrivata prima la Madonna. Lucietta morì il 9 novembre del 1996 e ogni volta che veniva qui in convento, Padre Pio la salutava qui: eccola qui, la morta resuscitata.